Seconda gara in linea della giornata di chiusura del campionato nazionale centro sportivo italiano. Stavolta tocca alle categorie M4, M5 e M6, si gareggerà sullo stesso circuito pianeggiante di 6 km e 800 metri da ripetere 6 volte, però poi ci sarà un giro lungo di 28 km e 200 metri con la salita impegnativa di San Giuliano a Fermo per un totale di 69 km. Sono in 53 a prendere il via. In questa seconda manifestazione il cielo si è fatto un po' pumbleo, l'aria si è rinfrescata, per il momento piove pochissimo, quasi niente, però il cielo non minaccia nulla di buono. Tra poco ci muoveremo con i 53 corridori al via di questa seconda manifestazione, dopo che la prima è stata veramente molto molto bella ed incerta, corsa molto bene anche dalle ragazze che l'hanno interpretata con lo spirito giusto. Stavolta sarà molto più tecnica perché il campo dei partenti è sicuramente maggiore, ma soprattutto qui ci sono corridori importanti pronti a fare la differenza non solo nel tratto in pianura, ma sfruttando anche quella che potrebbe essere la fase finale in salita. Si parte immediatamente dunque per questa seconda gara M4, M5, M6, Master in scena, maglie dell'autonoleggio.it, pedale Fermano. Siamo sempre ad andatura controllata, ci muoviamo alla ricerca del chilometro zero e cadono le prime gocce di pioggia. L'asfalto è ancora asciutto, però certo il fatto di passare dalla giornata di caldo alla pioggia, vedremo quello che potrà sortire. Pronti e via! Subito uno scatto in testa al gruppo, stile Tour de France. In questo momento c'è un corridore che prova ad avvantaggiarsi, vediamo di chi si tratta, sembra essere il portacolori del team Leonessa Baroni, che prova ad avvantaggiarsi rispetto alla gara. Vediamo cosa succede, noi intanto risaliamo con la nostra telecamera, quella di Mauro Mancini, il gruppo. Pronti e via, e subito scatti e controscatti, gruppo molto allungato, si muovono anche gli alfieri dell'autonoleggio.it, pedale Fermano, ed è Bufalini che prova a lasciare la compagnia del gruppo, ma davanti intanto arriva anche un corridore della FD Steel che prova ad inseguirlo. Vediamo cosa succede davanti mentre la pioggia si fa più incessante in questo momento. Pioggia più incessante in questo momento, c'è stata una caduta su una curva, una scivolata da parte di un corridore che adesso si rialza, e torniamo adesso con le inquadrature, maglie della Mario Pupilli, poi quelle della FD Steel. Siamo al secondo giro con il gruppo che è transitato compatto, ripresi Baroni e Jacopini che erano andati in mascoperta. Ora vedremo cosa succede anche con la pioggia. Intanto Peppe Paniccià in quadrato di spalle, il portacolori del gruppo sportivo Studio Moda Air Gallery. Siamo con il gruppo compatto, ancora tentativi di attacco però in testa al plotone dei 53 al via, corridori che si lanciano in avanscoperta. Arrivano anche le maglie del gruppo ciclistico Melania OMM del presidente Fabrizio Petritoli, presente quest'oggi qui ai campionati nazionali del centro sportivo italiano. La strada è bagnatissima, la pioggia è caduta anche incessantemente, quindi bisogna fare attenzione soprattutto sulle rotatorie. Intanto in testa al gruppo si avvantaggiano alcuni corridori, vantaggio però è minimo in questo momento. Passaggio, vediamo due corridori leggermente avvantaggiati rispetto al gruppo. Nulla di fatto in questo momento della gara, inizia il terzo giro con il gruppo praticamente compatto, qualche ritardatario d'obbligo in queste gare. Ora l'inquadratura per il 104, si tratta di Guido Trombetta, autonoleggio.it, pedale Fermano, ex corridore professionista, ha militato tra i dilettanti con i calzadurieri Montegranaro, Marini, Silvano. Risaliamo il gruppo per andare a fare il punto della situazione. Inquadrature che arrivano dalla testa della corsa, dove si è formato un tandem al comando. Vediamo se arrivano altri corridori, intanto molla il portacolori della FD Steel, questo è Giuseppe Paniccià. Studio Moda Air Gallery, la compagine è quella di Monte Urano. Paniccià che va a chiudere il buco sui due corridori che si erano leggermente avvantaggiati, sui tre corridori, quattro che si erano avvantaggiati, ora si porta in testa alla corsa. Vediamo Giuseppe Paniccià, che è anche giudice di gara della Federazione Ciclistica Italiana, campione italiano dei giudici di gara, e ricordiamo anche che i campionati nazionali dei giudici di gara si svolgeranno nel mese di ottobre a San Benedetto del Tronto.
Ora le maglie della New Mario Pupilli in testa alla corsa con Giustini, poi arrivano altri corridori, siamo in una fase di studio in questo momento dove il gruppo lascia poco spazio agli attaccanti, la strada poi bagnata fa il resto e dunque si corre con molta molta cautela e attenzione. Tra poco saremo nuovamente in zona arrivo al passaggio numero 4 con il gruppo che si è frazionato notevolmente causa anche la pioggia che sta cadendo sulla corsa. Ora però gli attacchi sono portati da corridori importanti e vediamo cosa succede prima del passaggio. Si avvantaggiano tre corridori, sono Bastianelli, Jacoponi e Pierini che transitano al comando, tre al comando, poi il gruppo pilotato da Sardini con un ritardo di 10 secondi. Il vantaggio di Bastianelli, Jacoponi, Pierini al passaggio abbiamo detto è di 10 secondi, questo è il gruppo, ma il vantaggio poi strada facendo aumenta e sale fino a 45 secondi, il vantaggio del terzetto sale fino a 45 secondi e ora vedremo come il gruppo interpreterà la parte più difficile. Qui siamo ancora all'ulteriore passaggio in zona arrivo, come naturalmente cercherà di interpretare la fase della gara. Eccoli tre al comando al passaggio, abbiamo detto Bastianelli, Jacoponi e Pierini, tre uomini al comando, questo è il gruppo, gruppo che transita con un ritardo di 50 secondi rispetto ai tre uomini al comando. 50 secondi, attenzione perché in testa adesso, questo siamo nella prima parte del gruppo quindi non riguarda i tre alla comando, sembrava essersi formato un drappello ma il gruppo è lì sempre pronto a tamponare ogni tipo di attacco, sempre Bastianelli, Jacoponi e Pierini davanti, con cautela si affrontano le rotatorie sul tracciato di gara inevitabilmente perché poi il rischio è sempre molto alto di scivolare quando la strada è così bagnata. La situazione dunque vede tre uomini alla comando, il dorsale 98, stiamo parlando di Mario Bastianelli, team SBT Team, poi troviamo il numero 100 Gianluca Menghini SBT Team e poi troviamo il numero 111 Pierini, portacolori della FD Steel. Questo è il gruppo che cerca di ritornare sui tre alla comando, ora ci prova ancora Peppe Paniccià ad allungare sulla testa del gruppo, vediamo se è un timido tentativo o se è un tentativo per tornare sulla testa della corsa. Qui siamo sulla testa della corsa con Bastianelli e con Pierini, sembra aver perso contatto invece un altro atleta, no, rimane lì anche l'altro, prova a fiondarsi su di loro il dorsale 120, si tratta di Mario Carlesso, team Leonessa, inizia l'ultimo giro prima di salire verso fermo e di completare il giro più lungo, quello di 28 km e 200 metri con l'impegnativa salita di San Giuliano. Qui siamo sempre con il gruppo, rimangono sempre al comando Bastianelli, Mario Bastianelli, poi Jacoponi e Pierini e attenzione c'è un corridore che finisce per terra, un portacolori dell'autonoleggio.it, cade Sardini, brutta caduta la sua, si rialza però speriamo nulla di grave. Abbiamo detto che l'asfalto bagnato potrebbe poi essere un nemico dei corridori e così è stato, stavolta lo sfortunato Sardini si è ritrovato per terra in un momento di gara davvero molto importante. Gruppo sempre alle spalle dei tre al comando, dove però fa un po' fatica in questo momento a tenere le ruote il dorsale 107 Jacoponi rispetto a Bastianelli e Pierini. Evidentemente ha speso tanto per entrare nella fuga, però per il momento rimane incollato sui tre uomini al comando. Ancora strada viscida e bagnata, siamo in un tratto decisamente interessante, ancora una caduta purtroppo, un altro corridore finisce per le terre, non poteva essere da meno, nulla potevamo aspettarci, non potevamo proprio aspettarci che venisse fuori la pioggia dopo una giornata calda come quella di ieri, ma soprattutto dopo la mattinata che sembrava poter regalare temperature importanti anche ai corridori. Eccoli tre al comando, ultimo giro per Bastianelli, Jacoponi e Pierini, ultimo giro, si entra nel circuito lungo,
E allora vediamo cosa succede quando si entra nel circuito lungo, gruppo che si è ridotto anche di unità. Eccoli, rimangono in due al comando, rimangono in due al comando Bastianelli e Pierini, rimangono in due al comando. Siamo a 9 km dalla conclusione, non ce l'ha fatta dunque a rimanere insieme ai due Jacoponi. Dunque Bastianelli e Pierini rimangono in due al comando. Questo è il gruppo, la prima parte del gruppo, che però ha sempre in ritardo rispetto ai battistrada, che hanno un vantaggio adesso di un primo e 5 secondi su Jacoponi e un primo e 17 secondi su Baroni e Paniccià, inquadrati dalle nostre telecamere. Questo è il gruppo. E allora giro lungo che è iniziato. Giro lungo che è iniziato con Bastianelli e con Pierini davanti. Ora prova a ricucire lo strappo l'autonoleggio.it pedale Fermano. Vediamo Alessandro Fasciani impegnato. Poi vediamo le maglie della FD Steel e di questo gruppo che prova a riportarsi sulla testa della corsa su Bastianelli e Pierini, mentre sta per essere ripreso anche Jacoponi, che faceva parte della testa della corsa. Rimangono in due Mario Bastianelli, SBT Team, Ettore Pierini, FD Steel davanti. Vediamo le maglie dell'autonoleggio.it pedale Fermano. Si muove anche Nicola Loda, attenzione, si muove anche Nicola Loda, l'ex professionista vincitore ieri in assoluto in pratica della prova contro il tempo. Si muove anche lui, però la situazione vede sempre due uomini alla comando, Bastianelli e Pierini, e tra poco avremo anche l'arrivo di questa seconda gara del campionato nazionale CSI. Qui a Fermo, che chiuderà la giornata relativa al ciclismo amatori. Tra poco ci sarà anche l'arrivo, sarà volata a due, ma Bastianelli stacca nella finale Pierini, l'americano, sul traguardo di Fermo, braccia alzate. Al secondo posto Ettore Pierini, ASD FD Steel. Adesso vediamo la terza piazza, a chi andrà il bronzo. Va a Gianluca Liber, davanti a Stefano Gasparini, Maurizio Di Cintio, Rocco Castellucci, Mario Carlesso, Antonino Di Girolamo, Nicola Loda, Francesco Jacoponi, Salvatore Bonelli, Domenico Garofalo, Giovanni Baroni, Franco Marocchi, Massimo Piccini e poi via via tutti gli altri. Dunque successo di Mario Bastianelli, corridore nato negli Stati Uniti d'America, che dà un tocco di internazionalità anche a questa seconda gara della giornata finale del campionato nazionale CSI a Fermo. Quattrofor ha ideato e realizzato il supporto per smartphone, per tablet, per notebook. Non è mai stato così semplice, funzionale e piacevole interagire con il tuo smartphone. Chiama, scrivi, visualizza, gioca con un touch. Vai su www.quattrofor.eu e sarà tuo. Scopri anche tutti gli altri prodotti firmati Quattrofor. www.quattrofor.eu, anche su Facebook e Twitter. Per ogni vostra pubblicità o evento, Fratelli Conti a Grotta Azzolina. Mettere tutti in sicurezza e far sì che ogni manifestazione si svolga senza nessun problema e che tutto finisca in una grande festa è la nostra più grande soddisfazione. Per questo disponiamo di transenne certificate, CDS, palchi di tutte le dimensioni e amplificazioni varie. Le nostre strutture sono noleggiabili per l'allestimento di manifestazioni sportive, controlli flusso di pubblico come concerti, feste, sagre, inaugurazioni, gare sportive. Fratelli Conti è la risposta a Grotta Azzolina, in via stazione 104. Recapiti telefonici 0734 63 28 53 oppure 340 64 09 773 o ancora 340 64 09 774. Fratelli Conti, per noleggio camion a vela, paline stradali, transenne, palchi, amplificazioni, affissioni, volantinaggio, la risposta giusta è Fratelli Conti a Grotta Azzolina in via stazione 104. www.contipubblicità.com, info@contipubblicita.com. Fratelli Conti, la risposta importante per tutte le occasioni. We'll be right back.
nuova carrozzeria Ceretta Nisandro, via San Giuseppe, Sant'Elpidio a Mare. Ceretani Car, vendita auto nuove e usate multimarche. Zona Triangolo, Monte Urano. Per informazioni 0734 84 11 53 oppure info@ceretanicar.it.